Botta risposta tra ministero e concessionario sul caro pedaggio all'indomani della nuova protesta dei sindaci che non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna. C'è un messaggio che voglio mandare ancora una volta ai sindaci di Abruzzo e Lazio che hanno annunciato un'altra manifestazione, questa volta vicino al Senato, in merito alle autostrade A24-25. Voglio dire loro che protestando contro il governo si aiuta e si fa il gioco unicamente di Strada dei Parchi, il concessionario che gestisce da anni le due arterie autostradali e che ha lucrato su un bene pubblico al fine di arricchirsi. Ha scritto il ministero su Facebook, stesso concessionario che di anno in anno ha fatto sì che i pedaggi aumentassero perché ha caricato in tariffa il costo di doverosi interventi di manutenzione. È inutile che continui a sostenere che gli aumenti sono libero arbitrio della Strada dei Parchi. Abbiamo sospeso autonomamente rincari dei pedaggi decisi a gennaio, ma senza flussi finanziari costanti garantiti da un piano economico e finanziario pluriennale dovremmo assolutamente ripristinarli. E il ministro lo sa, scrive il concessionario. Che non le manda a dire, ma sul caso è intervenuta anche la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, che senza usare mezzi termini ha affermato: dispiace che si sfrutti la sicurezza degli abruzzesi come strategia elettorale di basso capotaggio. Nonostante questo, il governo e tutta la maggioranza stanno lavorando proprio per evitare ulteriori rincari, per avere finalmente una gestione efficace degli stanziamenti pubblici e pure per far sì che tutte le tratte vengano rese sicure al 100%. Chiaro il riferimento alla protesta dei sindaci. Bracci di ferro e botte a risposta che non tranquillizzano gli automobilisti e che da anni chiedono lo stop ai rincari, come dimostrano le nostre raccolte di opinioni. Questa, ad esempio, è del 2015. Non si può accettare troppo, cioè non se ne può più, è impossibile andare avanti così. Qua viviamo in uno stato di latrocinio, ecco, bravo. Latrocinio in tutto e per tutto, sì. Aumentando la i cittadini aumentano il costo della vita, parlami così. In questo momento neanche lo 0,001% si può accettare, perché siamo in un momento di crisi, perciò tutti gli aumenti sono ingiustificati.